Buongiorno a tutti cari amici lettori e ben ritrovati sul canale. Io sono Francesca e oggi finalmente scopriremo insieme il libro da leggere per l'arcobaleno di periferia del mese di febbraio. Lo so che sto caricando questo video leggermente in ritardo dal momento che febbraio è già cominciato, spero che mi perdonerete, ma appunto sono in fase lettura e stesura della tesi. Non ci sto con la testa, sto facendo il mio meglio per cercare di fare tutto e sono tante cose da fare contemporaneamente, il mio cervello sta tipo questo è il mio stato al momento. Ma tornando all'argomento del video di oggi, proprio a causa di questi miei vari impegni ho deciso di cominciare questo club del libro a tema LGBT con una graphic novel, perché al momento non penso di essere in grado né di avere tempo di leggere qualcosa di più lungo o più impegnativo. Quindi si tratta di una graphic novel e la graphic novel in questione è, rullo di tamburi, La ragazza nello schermo di Manon Desvaux e Lou Luby. È una graphic novel francese che è stata tradotta in italiano e pubblicata dalla Comic Out al prezzo di copertina di 18,90€. Le protagoniste di questo libro sono Colline, che vive in Francia e sogna di diventare un'illustratrice, e Marley, che ha abbandonato la sua passione per la fotografia per lasciarsi andare ad una vita più abitudinaria. La prima donna vive in Francia, la seconda nel Quebec. Inizieranno a sentirsi online e questo rapporto, queste conversazioni le porteranno a conoscersi sempre di più e forse nascerà del tenero. Io non vedo l'ora di leggerla, non vedo l'ora di parlarne insieme a voi. Sembra una storia davvero dolcissima e tenera ed è ciò di cui ho bisogno questo mese. Credo che il giorno di San Valentino io mi metterò sotto le coperte e leggerò questa graphic novel. Festeggerò così. I disegni all'interno sono davvero davvero adorabili, mi piace tantissimo l'uso dei colori, che penso sia diverso per fare una differenza fra Colin e Marley, potrei sbagliarmi ma non penso, e sono davvero davvero adorabili, mi fanno una tenerezza assurda. E niente, io non vedo davvero l'ora di leggerla. Secondo me sarà una graphic novel molto molto dolce, delicata, una storia d'amore tenera e it's what I need. Quindi questa sarà la lettura per l'arcobaleno di periferia del mese di febbraio. Casualmente ho scelto una storia in cui mi riconosco da un punto di vista dell'orientamento sessuale, vi giuro è stata una coincidenza assoluta, ma oh beh, è il mio club del libro, quindi posso scegliere io. Spero che venirete a me e spero che possa rivelarsi una piacevole lettura sia per me sia per tutti quelli di voi che parteciperanno alla lettura di questo libro, che leggeranno questo libro questo mese insieme a me. Per come funziona al momento il club del libro, l'arcobaleno di periferia, vi rimando al video in cui vi presento questo progetto, ve lo lascio linkato su nelle schede e giù nell'info box, ma comunque riepilogando in modo molto breve, leggiamo insieme questo libro nel mese di febbraio e nell'ultima settimana di febbraio caricherò un video che sarà una sorta di recensione o comunque di condivisione dei miei pensieri riguardo questa lettura e spero che ne parleremo insieme nei commenti. Se voi farete un video riguardo, un post, un tweet, qualsiasi cosa, potrete linkarmelo nei commenti di quel video e io lo inserirò nell'info box del mio video dedicato alla recensione di questo libro. Questo è tutto, io spero che vi unirete a me, sono davvero, davvero molto molto emozionata per la lettura di questa graphic novel, ho un buon presentimento e niente, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto. Ciao ragazzi!